Buongiorno e benvenuti a Un giorno un allenamento. Oggi vi mostreremo due esercizi per il potenziamento della parte inferiore, quindi la nostra coscia, avanti, posteriormente e il gluteo, e prenderemo anche i nostri polpacci. È un esercizio facilissimo. Vi chiedo solo di avere e di allenarvi vicino ad una parete, che può essere un muro, una porta, dove riuscite meglio ad appoggiarvi. Con noi c'è la nostra allieva Angela. Angela, saluta. Saluto a tutti. Ok, possiamo iniziare il nostro allenamento. Mettete le mani qui. Ok, poggiate alla parete. Le gambe, guardate, sono leggermente divaricate. Da questa posizione i gomiti sono leggermente flessi, spalle sempre basse. Cosa devi fare? Devi sollevare il tallone verso il soffitto spingendo sull'avampiede. Quindi c'è un'extra rotazione, vai sul quinto metatarso e ritorni giù. Cosa dovrai fare? Attenzione, dovrai fare attenzione ad andare verso il soffitto. Immagina una corda che tiri il tuo corpo verso il soffitto e non sbilanciarti in avanti. Ripeterai questo esercizio per 8-10 volte. Dopodiché ti fermerai un attimo, perché la tensione muscolare sui polpacci potrebbe darti leggermente fastidio. Potrai toglierti da questa posizione, fare un giro intorno al tavolo, al divano, e poi ritornare alla parete e ripetere nuovamente l'esercizio. Lo farai per 3 ripetizioni, quindi sono 3 serie, scusatemi. Siamo alla seconda serie. Verso il soffitto, 10 ripetizioni, recuperi, altre 10 ripetizioni, recuperi, sempre giro intorno al tavolo, intorno al divano, per poi fare l'ultima serie di ripetizioni. Bene, secondo esercizio, questo abbiamo detto che è localizzato principalmente sul polpaccio. Nel secondo esercizio dovrai divaricare i tuoi piedi alla stessa larghezza del bacino. Le mani e le braccia saranno nella medesima posizione. Ti chiedo soltanto di fare mezzo passo indietro rispetto alla posizione che avevi prima, e da qui dovrai ricercare una sedia verso il basso, flettendo il ginocchio, coscia parallela al pavimento, e ritornare in alto. Vedete Angela, con l'appoggio delle mani al muro, ok, scivolano le mani mentre lei scende e ritorna su. L'appoggio al muro facilita l'esecuzione dell'esercizio e ti permette di eseguirlo in maniera più corretta, perché in questo modo hai un vincolo ed eviti di continua Angela, di destabilizzare il tuo corpo con dei movimenti che non sono necessari. Anche qui farai 8-10 ripetizioni. Recupererai dopo aver eseguito la prima serie, poi farai la seconda e di conseguenza la terza. Grazie e buon allenamento.